Siamo qui a Bova, all'oratorio dei Salesiani. Io sono la presidente del Lions Club Reggio Calabria Magna Grecia e siamo qui per donare un defibrillatore. In effetti la nostra presenza vuole portare l'attenzione su un argomento molto importante. Noi infatti abbiamo chiamato questo service salvavita proprio perché il primo soccorso, soprattutto sui campi di gioco e laddove c'è una grossa aggregazione di gente, è molto importante perché fa parte di un progetto governativo che è quello della sicurezza sui campi da gioco e della sicurezza anche nei posti di lavoro in genere. E oggi parleremo appunto di questo assieme agli amici, al dottore Pangallo che parlerà della parte legale, dell'aspetto legale di questo service, il dottor Anselmini, il dottore La Ruffa e tutti gli altri amici, ma soprattutto in presenza il don Natalino che praticamente è il responsabile di questo oratorio, e alla presenza, speriamo, dei sindaci dell'area grecanica, e chiuderà i lavori il nostro governatore Giuseppe Scopelliti, che rappresenta il massimo dell'istituzione in Calabria, proprio per far vedere la vicinanza tra le associazioni, i club, il territorio, la Chiesa con le istituzioni, che devono portare avanti l'educazione grazie allo sport, che tempra i nostri giovani e li apre al futuro in un clima di serenità, di legalità, di trasparenza e soprattutto che mette il merito al primo punto, argomento questo che viene sempre ribadito soprattutto a livello occupazionale. Grazie.